Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho avuto la possibilità di testare con una registrazione della mia bellissima batteria, di testare, dicevo, questo mixerone della SSL, il Big Six, mixerone slash scheda audio di casa Solid State Logic, che mi è stato inviato dagli amici di Midiware. Chi segue questo canale, a proposito, iscrivetevi, sa che odio fare l'elenco, le specifiche, gli ingressi, le uscite, per quelle cose ci sono i vari siti, Thomann, eccetera eccetera. In questo caso specifico però sono stato fortunato, perché sempre gli amici di Midiware hanno realizzato un video bellissimo, vi lascerò anche il link in descrizione di questo video, dove si spulciano tutte le caratteristiche di questo aggeggio. Preferisco andare sul concreto e farvi sentire come suona, per capire se fa il caso vostro, se vale la pena spendere 2500 euro per questo mixer slash scheda audio. Quindi il test sarà sviluppato in questo modo: nella prima parte sentirete il mixer con tutti i parametri in posizione flat per sentire come suona, e faremo il paragone nella stessa posizione flat, quindi con una scheda di fascia alta. Purtroppo a disposizione solo un Apollo, quindi sarà quello il paragone, il metro di paragone. Subito dopo andremo a fare una piccola e veloce equalizzazione per far vedere più o meno come potrebbe suonare mettendoci le mani, e a questo punto mi è venuta l'idea geniale, ovvero di rispondere un po' a quella domanda che si trova spesso nei forum e che tutti dentro si pongono, ovvero: un plugin può suonare bene come uno strumento analogico? Che si dice sempre, siamo arrivati a un livello di tecnologie che adesso i plugin possono simulare benissimo anche gli strumenti analogici. Andiamo a vedere se è possibile questa cosa. Come faremo? Abbiamo preso i due plugin delle case più importanti, UAD e Waves, e li abbiamo settati quanto più vicino possibile al settaggio fatto sul mixer SSL Big Six. A voi l'ascolto.
Arriviamo alle considerazioni finali. Su questo mixer c'è un po' di tutto, c'è un assaggio di tutto, c'è un assaggio del mondo SSL. Ci sono 12 canali, è vero, solo 4 dei quali hanno dei preamplificatori super analogici che restituiscono in maniera molto molto verosimile il suono del banco. Per registrare una batteria sono sufficienti? Dipende, dipende. 2.500 euro per avere 12 canali, dei quali solo 4 hanno quel boost importante che può restituire un preamplificatore super analogico SSL. Dipende, è una valutazione che dovete fare voi. Il suono che avete ascoltato vi piace? È quello che cercate? Volete una cosa così per le vostre registrazioni? Ci sono delle cose molto molto fighe, che sono tutte relative al suono. Ci sono degli assaggi di mondo pro, come l'equalizzatore un po' semplificato, il compressore che si trova solo sul master e che ha meno settaggi possibili, però tutto sommato si è di fronte a un grandissimo suono. Sinceramente, se posso dire la mia, quando ho sentito il paragone tra il plugin UAD e il plugin Waves, e secondo me la classifica è questa: se dovessi scegliere tra i plugin, ci sarebbe al primo posto UAD e al secondo posto Waves, semplicemente perché quello UAD è più dettagliato, a mio avviso, al mio orecchio, dà la possibilità di fare più cose. Però quando ho sentito il suono generato da uno strumento come questo analogico, sono rimasto allibito. Cioè, ho sentito la spazialità, la camera, il suono, la fragranza che avevo sentito in alcuni dischi blues che mi è rimasta nel cuore e non credevo possibile ripetere in una situazione come questa. E tu che cosa ne pensi? Sei d'accordo con me? Hai sentito la stessa differenza? Oppure sono vittima di una degenerazione cerebrale e quindi ho detto solo cavolate? Fammi sapere se per te 2.500 euro possono giustificare una resa del genere. Iscriviti al canale, lascia un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao!